Bentornati ragazzi nel canale Vero Hero Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come trattare le maschere veloci. Le maschere veloci sono delle vere e proprie strumenti di selezione. Quindi condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP, ovviamente gratuito, open source. Trovate il link per il download in descrizione, ma spero che ormai abbiate già iniziato ad usarlo. Andiamo su File, apriamo Recenti nel mio caso, e andiamo ad aprire questa immagine di questa macchina, ok? Sempre scaricata da Pixabay, sito dal quale potete scaricare foto senza diritti d'autore, quindi utilizzabili per i vostri progetti. Allora, sempre con CTRL rotolinea del mouse, facciamo zoom in e zoom out. Vi ricordo la manualità molto importante perché semplifica e velocizza ovviamente tutto il nostro lavoro. Allora, maschera veloce. La maschera veloce si differenzia dalle maschere di livello. Maschere di livello di cui vi metto un video, un mio video qui in alto a destra che potete visionare, andarvela a studiare. Maschera veloce è un vero e proprio strumento di selezione, come dicevo, ed è uno dei più precisi perché proprio non andate a delineare la selezione, cioè i contorni della selezione come negli altri, ma proprio andate a disegnare la selezione. Cosa vuol dire? Allora, come si attiva la maschera veloce? Maschera veloce si attiva o con questo tasto, vedete, commuta maschera veloce. Vedete che vi ha creato questa maschera, oppure Shift Q in maniera veloce, oppure andate su Seleziona Commuta maschera veloce. Ha proprio creato questo velo, questa maschera di colore rosso, ma voi andando qui con tasto destro, configura colore opacità, potete sia modificare l'opacità della maschera sia anche il colore, ne facciamo a nulla. E ora dovete andare a proprio disegnare la selezione, quindi prendete lo strumento pennello con ovviamente, essendo una maschera che vi copre, ok? Sarebbe una maschera a trasparenza completa in questo caso. Voi dovete andare a scoprire, quindi dovete andare con il bianco, con il colore bianco, ok? Andate a prendere una misura, una dimensione abbastanza grande, ok? Così vedete che proprio andando a disegnare andate a selezionare tutta questa parte, vi serve più che altro per selezionare magari oggetti ben precisi, eccetera. Non esiste uno strumento di selezione migliore in assoluto, ovviamente a seconda delle foto che avete, dell'oggetto che dovete selezionare, esiste uno strumento di selezione migliore, però questo è sicuramente uno dei più precisi nella maggior parte dei casi, insieme ovviamente al solito strumento a selezione a tracciato, okay, che avete visto 1000 volte nei miei tutorial. Allora, prima selezionate l'oggetto così, poi cosa andate a fare? Andate ovviamente a selezionare il colore di primo piano nero e facendo uno zoom in, andiamo a diminuire con CTRL Alt e rotellina giù del mouse, rotellina in basso, andiamo a diminuire ovviamente l'intensità, la dimensione del nostro pennello e andiamo a ovviamente a fare un lavoro di questo genere. Poi con barra spaziatrice spostiamo ovviamente vedete che io ovviamente sono molto molto impreciso come sempre per ragioni di tempo, voi invece dovete essere ovviamente molto più precisi, verrà un lavoro sicuramente con dettagli maggiori. La cosa bella ovviamente è che se voi sbagliate così, ovviamente cosa farete? Come le normali maschere di livello, cambiate il colore, mettete sul bianco e andate ovviamente a ripristinare la selezione, ok? Quindi molto molto bella. Ricambiamo nero colore di primo piano, io faccio molto veloce in modo che il video venga abbastanza snello, serve solo per farvi capire come funziona. Barra spaziatrice. Intanto che faccio questo lavoro veloce, vi invito a venirmi a trovare su Instagram nel mio profilo vero underscore eroe underscore academy. Siamo già in tanti, potete mandarmi anche un messaggio in direct, mi fate piacere. Ok, so che alcuni di voi mi hanno già scritto. Ok, qui vedete ho sbagliato, quindi Ctrl Z, sono andato troppo sopra. Ecco, così va bene, poi vabbè, lavoro pessimo, ma giusto per farvi capire. Ok. Perfetto, una volta che è selezionato nella maniera corretta, non così quindi, diciamo in una maniera più precisa, allora cosa possiamo fare? Allora possiamo cliccare di nuovo sulla commuta maschera veloce e lui cosa fa? Ci toglie la maschera e ci seleziona la parte che abbiamo ovviamente selezionato. La cosa bella è che se non siamo soddisfatti, vedete qua per esempio che non è perfetto, cosa facciamo? Ritorniamo ad applicare la maschera e torniamo a
a modificarla e a correggerla, ok? Quindi questa è la cosa bella, possiamo proprio andare per gradi, ok? Questo, poi il nero, facciamo uno zoom in, diminuiamo, quindi questa è la prima funzione ottima, vedete? Quindi andiamo proprio ad agire nei dettagli e di nuovo clicchiamo su commuta maschera veloce e ce l'ha di nuovo aggiornata, quindi ottimo, e vedete che abbiamo questa selezione. Con questa selezione cosa possiamo fare? È una vera e propria selezione in questo caso, quindi possiamo fare diverse cose, possiamo fare ad esempio, intanto aggiungiamo il canale alfa, quindi aggiungi il canale alfa al livello, possiamo fare un seleziona, inverti e cancel e abbiamo tolto lo sfondo, ok? Come scontornare le foto, come rimuovere lo sfondo, primissima funzione, annulliamo. Cosa possiamo fare? Possiamo fare anche un, ovviamente quando abbiamo la selezione possiamo fare un CTRL-C, quindi un copia, possiamo creare una nuova immagine, ad esempio va bene con sfondo bianco, e andiamo a ovviamente andiamo a incollarci la nostra selezione, che sarà una selezione fluttuante, andremo ad ancorarla come livello, ok? Facciamo, ovviamente annulliamo questa immagine, ok? Cosa possiamo fare anche se noi abbiamo questa selezione? Una cosa molto importante che possiamo fare è quella del concetto di salvarla nel canale. Cosa vuol dire? Se noi abbiamo questa selezione e vogliamo per esempio utilizzarla in seguito, non dobbiamo stare tutte le volte a riselezionarla, ma andremo a salvarla. Andremo su seleziona, salva nel canale, e vedete che nel canale, vedete, questa è la maschera dei livelli. Vedete che nella maschera qui dei canali, oltre ovviamente ai canali rosso, verde, blu e alfa che abbiamo aggiunto, abbiamo anche diciamo l'elenco delle maschere che abbiamo selezionato, vedete? E nel caso in cui noi facciamo un, per esempio, seleziona niente, facciamo un po' di modifiche, è sempre la nostra foto, dopo cosa potremmo fare? Potremmo fare sempre avendo salvato la nostra selezione, sempre andando nei canali, a maschera dei canali, clicchiamo il tasto destro, canale alla selezione, e vedete che ci ha di nuovo creato la nostra selezione che possiamo tranquillamente utilizzare, ok? Bene ragazzi, direi che per questo tutorial è tutto, spero che vi abbia fatto un po' di chiarezza sulla maschera veloce, quindi questo strumento di selezione davvero molto importante, molto utilizzato, e che quando ci si prende la mano è veramente molto molto utile. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ciao e grazie a tutti.